sorprese del liceo di Palazzolo. Devo dire che sono sempre molto emozionato quando devo presentare lo spettacolo dei nostri ragazzi. Noi diamo Medea, una storia, un mito che credo conosciamo un po' tutti. È la storia di una violenza, di una crudeltà infinita, grandissima, una crudeltà che noi evochiamo perché non si ripeta, perché la crudeltà non è qui sulla scena, la crudeltà ce l'abbiamo in testa, la crudeltà è tante volte nelle nostre azioni, ma non è certamente qui sulla scena. Sulla scena cerchiamo un po' di evocarla per vincerla dentro di noi. Quindi questa Medea che rappresenta il lavoro di un anno scolastico, un anno in cui i ragazzi si sono impegnati tutti. Quindi io devo ringraziare soprattutto, ringraziare le autorità, il sindaco di Palazzolo, l'amministrazione provinciale di Siracusa, che ci ha consentito attraverso così un contributo di svolgere bene questa attività. Ringraziare tutto il personale, scusate se dimenticherò qualcuno, dal direttore amministrativo a tutti i collaboratori scolastici, gli insegnanti Nigro, Santa, Di Bartolo, Lucrezia, Gallo Lucia, e l'esperta di recitazione, la signora Mirto, e la signora che ha curato un po' i vestiti, la sceneggiatura, la signora Uccello, la signora Italia, ecco, un po' tutte persone che hanno contribuito. Spero che questo spettacolo così ci prenda, in maniera che usciamo da qui un po' migliori di come siamo entrati, perché questo in fondo è lo scopo del teatro. Io credo che se qualcuno che magari ama fare la guerra vedesse un po' più di teatro, probabilmente le cose andrebbero diversamente. Vi ringrazio. L'introduzione di un alunno del nostro liceo. Prego. Buonasera. Medea è la tragedia delle conseguenze dell'amore quando diventa follia, quando l'uomo smarrisce la misura e si consegna alla violenza. Medea, ai nostri occhi, è apparsa la tragedia della dismisura dell'egoismo e dell'amore di sé, anteposto agli affetti più sacri. Medea e Giasone vanno incontro allo stesso destino, eppur nella dialettica degli opposti, essi si trovano l'uno accanto all'altra, fissati nell'unico gesto possibile di cui sono capaci, l'amore di sé. Eppure Medea ancora oggi abita l'abisso del cuore umano, pronta ad emergere con la sua carica distruttiva nella mancata resurrezione quotidiana del perdono, nell'incapacità di convertire l'amore in amore vero. Il viaggio catartico nel mondo del passato ci porta ad auspicare, di contro ad una civiltà ancora stretta nella morsa dell'odio, della solitudine, della morte, l'affermarsi di una civiltà dell'amore e della vita. Come vorrei che la nave Argo
non si fosse diretta mai verso la Colchide, alla conquista del vello d'oro. Medea, la mia padrona, non avrebbe preso il mare verso Iolco con il cuore sconvolto dall'amore per Giasone. Non avrebbe persuaso le figlie di Pelia ad uccidere il padre. Non sarebbe venuta ad abitare a Corinto con il marito e i figli. Straniera, ma gradita ai cittadini, viveva in perfetto accordo con Giasone. Ed è una grande fortuna quando la donna è in armonia con l'uomo. Ora, invece, è ferita nell'affetto più grande. Giasone ha tradito la mia padrona e i figli e ha sposato la figlia di Creonte che regna su questa terra, in Medea. Infelice offesa. Invoca i giuramenti, le solenni promesse e chiama a testimoni gli dèi di ciò che ha patito a causa di Giasone. Non mangia, si consuma dal dolore, passa tutto il suo tempo a piangere per l'oltraggio subito dallo sposo. Non alza gli occhi, non solleva il volto da terra, è sorda ai consigli degli amici. Odia anche i figli, non prova gioia a vederli. Ho paura che mediti qualcosa. È una donna tremenda. Chi si scontra con lei non canterà vittoria così facilmente. Ma ecco i bambini. Hanno finito di giocare. Nutrice, perché te ne stai qui a lamentarti? E Medea, come mai permette che tu la lasci sola? Vecchio, maestro dei bimbi, il dolore per la mia padrona è così pesante da spingermi a gridare al cielo e alla terra. Povera donna, non so ancora nulla delle sue nuove sciagure. Che dici? Parla! No, mi pento anche di quel che ho detto. Di che si tratta? Dimmelo! Stavo dove i vecchi giocavano a dadi, presso la fonte di Pirene, e udito un tale dire che il re Creonte vuole scacciare da Corinto Medea e i figli. Se sia vero, non so. Vorrei che non lo fosse. E Giasone lascerà che i figli sopportino questa sorte solo perché lui è lite con la madre? Nuovi legami si sostituiscono ai vecchi e lui non ha più amore per Medea. Sentite figli, come vi tratta vostro padre. Non voglio augurargli la morte, è il mio padrone, ma com'è crudele con voi. Ma chi non lo è? Ora ti accorgi che ognuno ama se stesso più del prossimo, ora che il padre, a causa di una donna, non ama più i suoi figli. Rientrate, bimbi, sarà meglio. E tu, tienili lontani il più possibile dalla madre esasperata. Ho già visto il suo sguardo posarsi su di loro, torvo, come se si preparasse a qualcosa. La sua collera non sbollirà se non si scaglia contro qualcuno. Spero almeno che si scateni contro i nemici e non contro i propri cari. Messa curata! Infelice! Quanto soffro! Vorrei morire! Andate! Rientrate presto, state lontano dai suoi occhi, non vi avvicinate a lei. Badate, a carattere selvaggio, vostra madre ha l'animo sconvolto dal furore. Andate, rientrate presto. Che farà mai un'anima così superba e implacabile, stretta nella morsa del dolore? Io soffro, capisco bene che una mente. Maledetti figli di una madre funesta, possiate morire insieme al vostro padre e tutto vada in rovina. Povera me, che cosa c'entrano i figli con la colpa del padre? Perché li odi? Io temo, figli,
che vi accada qualcosa. Misura è la scelta migliore per gli uomini. L'eccesso non porta niente di buono e provoca sciagure più grandi. Ho sentito la voce, ho sentito gridare l'infelice donna straniera. Non ha proprio mai pace. Parla, parla, nutrice. Il dolore di una famiglia che mi è cara mi addolora. Questa famiglia non c'è più, è finita. Uchesi domoi, non c'è più casa. Lui sta a letto con la figlia del re. Lei consuma la sua vita senza che nessuno la conforti. Perché? Perché non mi colpisce il fulmine celeste? Perché devo vivere ancora? Vorrei lasciare questa odiosa vita. Vorrei morire. Oh terra! Oh luce! Lo sentite il grido di Medea? Sposa! Infelice! Cos'è questo pazzo desiderio di un abbraccio mortale? Non chiamare la morte! Verrà presto! Se il tuo sposo si gode un'altra donna, non consumarti lacrime per lui. Zeus ti vendicherà! Era legato a me, con giuramenti solenni, quest'uomo maledetto! Vorrei vederlo annientato, lui, sua moglie, con la casa intera! Loro che mi hanno offesa! Oh, padre mio! Mia patria! Ti ho lasciato dopo aver ucciso mio fratello! In modo indegno! Sentite! Sentite! Sentite quel che dice come grida! Placare la sua collera non sarà facile! Perché non viene qui davanti a noi e non ascolta le nostre parole? Forse mitigherebbero la sua ira, i suoi folli pensieri. Va dunque, falla venire fuori. Dille che le vogliamo bene. Dille che le vogliamo bene. Ma che faccia del male a qualcuno là dentro. Perché il suo dolore è come un'onda che sale. Lo farò, anche se temo di non persuaderla. Se qualcuno dei suoi servi le si avvicina per dirle una parola con sguardo feroce, essa lo fulmina. Come una leonessa che ha appena partorito. Ho sentito gemiti e lamenti, è lei che grida il suo dolore, acuto, contro lo sposo crudele. Sono venuta per evitare critiche. La sciagura mi ha colpito all'improvviso. È finita. Ho perduto la gioia di vivere. Voglio solo morire. Lui era tutto. Per me si è rivelato il peggiore degli uomini. Tutte le creature che hanno anima e cervello, noi donne siamo le più infelici. Per prima cosa dobbiamo, a peso d'oro, comperarci un marito che diventa padrone del nostro corpo, ma c'è un rischio più grande. Sarà buono o cattivo. Separarsi è un disonore per le donne, ripudiare lo sposo è impossibile. Se le cose vanno bene e il marito sopporta volentieri la convivenza, allora la vita è bella. Se no, meglio morire. Quando si stanca di stare a casa, l'uomo può andare fuori, a distrarsi. Per noi donne, invece, c'è un'anima sola. Dicono che viviamo in casa, lontano dai pericoli, mentre loro vanno in guerra! Che follia! È 100 volte meglio imbracciare lo scudo piuttosto che partorire una volta sola. Inoltre, io sono sola.
E l'uomo che mi ha rapita da una terra straniera come una preda ora mi oltraggia. Non ho una madre, un fratello, dei parenti in cui trovare rifugio da questa mia sciagura. Perciò da te, da te, da te vorrei solo una cosa. Se mai trovassi un modo, un mezzo per far pagare a quell'uomo il male che mi ha fatto, tu non parlare! Taci! Di solito una donna è piena di paura. Non sa usare la forza. Trema al vedere un'arma. Ma quando è offesa nei suoi diritti di moglie, non c'è cuore più sanguinario del suo. Tacerò, Medea. È giusto che tu voglia vendicarti del tuo sposo. E non mi meraviglio se piangi sulle sventure. Ma ecco Creonte, il re di Corinto, che viene ad annunciare le sue decisioni. Contro tuo marito, piena di furore, con lo sguardo torvo, Medea, parlo con te. Via di qui, via da questa terra, coi tuoi figli, subito! Io sono quello che decide e non mi muoverò. Non tornerò a palazzo prima di averti gettata fuori dalle mura. Disgraziata che sono, è finita. Sento morire, Creonte, perché mi scacci? Ho paura di te. Ho paura che tu faccia a mia figlia un male irreparabile. Sei abile, esperta in malefici e soffri. Perché sei rimasta senza il tuo uomo? Dicono che minacci di fare del male a mia figlia e al suo sposo e a me. E non voglio che questo accada. È meglio farmi odiare ora da te, piuttosto che rimpiangere poi di essere stato buono. Non è la prima volta che la mia fama mi danneggia. Tu hai paura di me. Hai paura di subire qualche danno. Non temere, Creonte. Non sono in grado di nuocere ad un re. E poi tu che torto mi hai fatto? Hai dato tua figlia all'uomo che ti piaceva. Io lo detesto. Ma tu credo hai agito bene. Non provo invidia per la tua fortuna. Godetevi le nozze e siate felici. Ma lasciate che io rimanga in questo paese. Porterò l'offesa in silenzio. Mi hanno vinta i più forti. Le tue sono parole miti, ma io temo che tu mediti qualcosa di male e mi fido ancora meno di prima. È più facile guardarsi da una donna irascibile che da una persona scaltra che sta a tacere. Vattene al più presto, non aggiungere parola. Ho deciso così e non esiste artificio che ti faccia rimanere qui. Tu ci sei nemica. Per le tue ginocchia! La giovane sposa, ti prego! Perdi il tuo tempo, non potrai mai convincermi! Non ascolti le mie preghiere, mi scacci! Ti prego, per un giorno solo, per oggi, lascia che io rimanga. Voglio pensare a come rifugiarmi, a come mantenere i miei figli. Perché dei figli il padre non si cura. Abbi pietà di loro! Sei padre anche tu, non puoi non essere clemente. Me dell'esilio non mi importa. È per loro che piango, per la loro sorte. Non ho davvero il cuore di un tiranno e spesso la mia pietà mi ha rovinato. Anche ora so di sbagliare. E tuttavia, donna, avrai quello che chiedi. Ma ti avverto, se all'alba di domani tu e i tuoi figli sarete entro il confine della mia terra, tu morirai. E guarda che non mento.
infelice! Dove andrai adesso? Chi ti ospiterà? In quale casa? In quale terra troverai riparo? Medea, i dei ti hanno gettato in una tempesta senza scampo! Sì, la mia sorte è disperata, lo so, ma non finirà così, credetemi! Sposi novelli avranno da lottare e non poco dolore aspetta il suocero. Credevi davvero che avrei blandito Creonte senza avere un piano? Non gli avrei rivolto nemmeno la parola, non lo avrei nemmeno toccato. È stato tanto sciocco da concedermi di rimanere un altro giorno. Ebbene, in questo giorno io farò cadaveri tre dei miei nemici, padre, figlia e marito. Posso ammazzarli in molti modi, ma è meglio scegliere la via in cui sono più esperta. Sì, ti ucciderò con il veleno. E dopo? Dopo? Dove andrò? Chi mi ospiterà? Nessuno! Però se troverò una via di scampo per il futuro, allora potrò ammazzarli di nascosto, con l'inganno. Io giuro che nessuno di loro riderà per avermi fatto soffrire e saranno amare! Le loro nozze è amara! La nuova parentela è l'esilio mio da questa terra! Coraggio, Vedà! È il momento di mostrare il tuo coraggio! Guarda! Che cosa ti hanno fatto nessuno! Deve ridere di te! Tuo padre è un uomo nobile! Tu discendi dal sole e poi sei una donna. E le donne non sempre sanno fare del bene, ma nel fare del male sono molto esperte. Fossi piegata al volere dei più forti, potevi rimanere qui. E invece, per i tuoi discorsi folli, ti fai scacciare dal paese. Continua pure a dire che Giasone è il più infame degli uomini. Non mi importa. Ma per quello che hai detto del re e di sua figlia, è una fortuna che sia toccato solo l'esilio. Io ho cercato sempre di placare la collera dei sovrani furenti e non volevo che tu te ne andassi. Ma tu, ostinata nella tua follia, non smettevi di parlar male di loro, perciò sarai scacciata. Eppure io non rinnego la mia famiglia ed ecco sono qui per provvedere a te
perché tu non debba andartene con i figli senza denaro o senza mezzi. È dura la strada dell'esilio. E anche se tu mi odi, io non potrei mai volerti del male. Infame! Essere odioso! Osi guardarmi in faccia dopo tutto il male che mi hai fatto! Sei un impudente! Ma hai fatto bene a venire! Mi sentirò più leggera dopo averti detto quel che penso di te! Mentre per te sarà un tormento ascoltarmi! Io ti salvai dal drago che sorvegliava insonne il bello d'oro e lo teneva nel groviglio delle sue spire! Fui io ad ucciderlo! E ti salvai! Per te tradii mio padre, la mia famiglia, e con te andai a Iolco seguendo il cuore, più che la ragione. Ho ucciso Pelia, l'usurpatore del tuo trono, nel modo più crudele, per mano delle sue figlie, e dopo tutto quello che ho fatto per te, tu mi hai tradita! Infame! Con una nuova donna! E abbiamo dei figli. Se non fossero nati avrei potuto perdonarti questa passione, ma no! No, non c'è più fede nei giuramenti! Quante volte, stringendo la mia mano e toccando le mie ginocchia, infame, hai giurato il falso. Dimmi, dove vado adesso, eh? Nella mia patria, forse? Da mio padre? Ti ho tradito per te! Dalle sventurate figlie di Pelia! Ecco come stanno le cose! Sono nemica alla mia famiglia! E per causa tua, solo nemici! Che vergogna! Per te, novello sposo! I tuoi figli vanno a mendicare per il mondo ed io con loro! Io che ti ho salvato! Oh Zeus, perché mai ci hai concesso di capire con certezza se l'oro è falso? E per i maschi, invece, non c'è un marchio che segni il corpo dei malfattori! L'ira è tremenda quando con un pranzo familiare scoppia! Devo mostrare la mia eloquenza, sfuggire alla tempesta della tua lingua. Esageri i tuoi meriti. Io credo che per la mia impresa devo la salvezza solo ad Afrodite. Sei una donna intelligente, ma non vuoi ammettere che tu Eros, che con le sue frecce infallibili ti costrinse a salvarmi. Comunque, il tuo aiuto non mi è stato vano. Dalla mia impresa, però, hai ricevuto più di quanto hai dato. Ascolta, prima di tutto, non vivi più in una terra di barbari, ma in Grecia. Conosci la giustizia e non puoi più usare la violenza, ma devi sottostare alle leggi. Per quanto riguarda le mie nozze con la figlia del re, ti dimostrerò che sono stato abile e saggio. Infine anche amico, molto amico, per te e per i miei figli. Calmati! Quando arrivai qui da Iolco, quale fortuna migliore per me, esule, se non sposare la figlia del re? Non certo per desiderio di una moglie nuova, o per smania di avere molti figli. Io volevo la cosa più importante, vivere bene. E dare ai miei figli dei fratelli di sangue reale. Fare di tutti una famiglia sola e poi così riuniti vivere felici. Dimmi, ho ragionato male? Siete fatte così voi, donne. Tutto va bene e va bene il letto. Hai fatto un bel discorso, Giasone. Tuttavia hai fatto male a dire la tua sposa. Se non eri un malvagio, dovevi risposarti con il mio consenso e non a mia insaputa! Avresti dato un bel consenso se fossi venuto a parlare delle nozze a te.
A te che neppure adesso sei in grado di placare la furia del tuo cuore. Ah, pensavi che il matrimonio con una donna barbara non avrebbe dato lustro alla tua vecchiaia? Cerca di capire, non è per amore che ho sposato la figlia del re, ma per salvare te, te l'ho già detto, e per dare ai miei figli dei fratelli che fossero il sostegno della nostra casa. Non voglio una felicità così amara e una ricchezza che mi strazzi il cuore, tu sei al sicuro! Io invece dovrò andarmene in esilio, sola! Tu che l'hai voluto, hai maledetto il re. Non voglio più discuterne, basta. Se per te o per i figli hai bisogno di denaro, vi sia di sostegno durante l'esilio, parla. Sarò generoso. Se rifiuti, sei pazza. Sarà meglio per te se calmi la furia del tuo cuore. No, no, non voglio nulla. Tieniti i tuoi regali. Vattene, vattene pure dalla novella sposa, goditela. Ma se un Dio mi ascolta, sono nozze le tue di cui dovrai pentirti. Quando è troppo violento, non procura agli uomini né fama né virtù. Ma se Afrodite giunge leggera, è una grazia divina senza pari. Oh Afrodite, non colpirmi mai con la freccia del desiderio. Protegga il pudore, che è il dono più bello degli dèi. Dea tremenda, non sconvolgere il mio cuore con la voglia di un altro letto. Non suscitare liti furiose, discordie senza fine. Abbi rispetto per le unioni pacifiche e vigila con saggezza sui letti e le spose. Patria mia casa, che io non debba lasciarti mai, per condurre una vita miserabile nel pianto, nel dolore. Non c'è pena peggiore che essere senza patria. Nessuno in città fra gli amici ha pietà di te che patisci le pene più crudeli. Muoia senza amore colui che dopo aver conquistato l'animo degli amici non è rispetto di loro e li tradisce. A te, Medea. Che salute, Egeo. Come mai sei qui? Da dove vieni? Vengo dall'antico oracolo di Apollo, al quale ho chiesto in che modo possa avere figli. E cosa ti ha risposto l'oracolo? Parole troppo sottili da interpretare. E come mai sei sbarcato qui? Per riferire a Pittio, uomo sapiente, l'oracolo, ma tu perché hai quegli occhi tristi e il viso così afflitto? Oh, Egeo. Ho il marito che è l'uomo peggiore della terra. Mi ha offesa. Ho un'altra donna che ora è padrona in casa mia. Per un grande amore ha tradito chi lo amava. Si è imparentato con Creonte, re di questa terra. Ecco il suo amore. Comprendo e compatisco il tuo dolore, Medea. Per me è finita. E per di più mi cacciano da questa terra. E già sono acconsente.
non è una bella azione. Parole no, ma in realtà la so fare. D'ora rivolgo a te. Abbi pietà di me e della mia sventura. Non lasciarmi andare sola per il mondo. Accoglimi nella tua terra, in casa tua, e che gli dèi ti concedano i figli che desideri, che tu possa essere felice. Non sai quale fortuna hai trovato in me. La tua sterilità avrà fine. Io conosco farmaci potenti. Quello che chiedi io te lo concedo, Medea, e per molte ragioni. Per gli dèi innanzitutto e per i figli che mi prometti. Ma a questi patti, solo quando sarai giunta nella mia terra, ti ospiterò e ti darò asilo come è giusto, e non ti consegnerò a nessuno. E così sia. Ma sarei più contenta se tu me lo giurassi. Farò come desideri, dimmi su quali dèi devo giurare. Giura sulla terra e sul sole, che padre di mio padre, che non mi caccerai mai dalla tua terra. E se qualcuno dei miei nemici vorrà portarmi via, giura che non mi consegnerai mai, finché sei vivo. Giura sulla terra e sul sole che la ospiterai e non la tradirai mai. Giura, giura, giura. Per la terra, giura, e per la fulgida luce del sole, per tutti gli dèi. Farò come desideri, lo giuro. Ora va bene. Prosegui in pace. Raggiungerò la tua terra al più presto, dopo aver fatto quello che devo. Ti accompagni fino a casa il figlio di Maia, guida degli andanti. E possa tu ottenere quello che desideri, poiché a me sembri un uomo davvero nobile, Egeo. Amiche, ho imboccato ora la strada che mi darà la vittoria sui nemici. Nel momento della mia sciagura più grande è apparso quest'uomo. È lui il porto dei miei disegni. È lui che mi ospiterà ad Atene. Ora ti rivelerò tutti i miei piani. Manderò a Giasone uno dei serbi per pregarlo di venire da me. E quando sarà qui gli dirò che ha fatto bene a tradirmi per sposare la figlia del re. È una decisione utile e saggia. Ma gli chiederò anche che i figli non debbano andar via da Corinto. Non perché voglio abbandonarli in una terra nemica, ma perché penso di uccidere la figlia del re con un inganno. Li manderò da lei a portarle dei doni. Il peplo sottile e una corona d'oro. Se li prende, se li indossa, morirà in modo atroce. E con lei chiunque la tocchi, perché saranno intrisi di veleni potenti. Ora, penso a quale azione compirò dopo questo scoppio in pianto. Ucciderò i miei figli. Nessuno potrà salvarli! E dopo aver distrutto tutta la casa di Giasole me ne andrò via da Corinto, via! Da quest'atto nefando che ho osato compiere, la strage dei miei figli amatissimi. I figli che ha avuto da me non li rivedrà più vivi per il resto della vita. Che nessuno mi creda una donna debole o rassegnata. La mia natura è coi nemici crudele. Buona, o gli amici. Questo è il tuo piano, ma io, che voglio aiutare te e difendere le leggi degli uomini, ti proibisco di farlo. Solo così Giasone sarà ferito a morte. Ma anche tu, donna infelicissima! Basta! Tu ora va e porta qui Giasone! Ma dei miei piani non devi dire nulla! Se mi vuoi bene davvero, quella città di Atene, quella terra ospitale per gli amici, come potrà accogliere te, assassina dei figli? Prima di colpirli,
pensa! Pensa al delitto che stai per compiere! Per le tue ginocchia ti imploro! Ti supplico, non uccidere i tuoi figli! Dove troverai il coraggio e nell'animo l'audacia spaventosa di levare la mano e colpire al cuore i figli? Come potrai posare lo sguardo su di loro e condannarli a morte senza lacrime? Quando si getteranno ai tuoi piedi per supplicarti? Tu non potrai, tu non riuscirai a bagnare le tue mani con loro sangue! Ti hai mandato a chiamare? Cosa vuoi ancora da me? Per le cose che ho detto prima, Giasone, ti prego di perdonarmi e di sopportare i miei furori in nome del nostro grande amore. Ho riflettuto fra me e mi sono detta stupida che sono, perché mai mi oppongo a coloro che prendono sagge decisioni. Perché voglio mettermi contro i sovrani di questa terra, contro mio marito. Lui fa ciò che per noi è utile. Sposa la figlia del re e vuole dare dei fratelli ai miei figli. Perché serbar rancore? Perché rifiutare la provvidenza degli dèi? Oh figli, sono esule dalla mia terra. Ho pochi amici. Così pensavo e ho compreso la mia grande stupidità, il mio inutile furore. Ora invece ti approvo e penso che fai bene a procurarsi questa parentela. Sono io. Dovevo condividere i tuoi piani, aiutarti, favorire le tue nozze. Ma noi donne siamo quel che siamo. Siamo donne. Riconosco che prima ragionavo male, ma ora ho preso la giusta decisione. Figli! Venite qui, figli! Abbracciate vostro padre! Salutatelo insieme con me e con me! Dimenticate il rancore di prima! Ecco, la pace è fatta! La lunga contesa con vostro padre è finita! Ai miei occhi! I miei occhi si riempiono di lacrime! Anche i miei occhi sono gonfi di pianto. Temo che accadano sciagure ancor più gravi. Temo che accadano sciagure ancor più gravi. Ancor più gravi. Le tue parole mi piacciono, Medea. Per quello che hai detto prima, non ti piaccio. È naturale che una donna si infuri se il marito combina nuove nozze. Ma il tuo animo è cambiato. È cambiato in meglio. Hai capito col tempo qual è la decisione più giusta. Sei una donna saggia. E voi, bambini, rimarrete in questa terra corinzia, insieme ai fratelli che verranno. Crescete. Voglio vedervi arrivare alla giovinezza fiorenti e forti. Ma tu? Perché tante lacrime? Perché giri lo sguardo e impallidisci? Forse non ti fa piacere quel che dico? No, non è questo. Stavo pensando a loro. Ah, perché piangi tanto sui figli? A loro penserò io. Io li ho generati. E quando tu auguravi loro una vita felice mi ha preso lo sgomento. Sarà così davvero. Io me ne andrò in esilio. Ma tu chiedi a Creonte che i figli non debbano andarsene anche loro perché tu stesso possa allevarli. Non so se riuscirò a persuaderlo, però voglio provarci. Chiedi a tua moglie di supplicare il padre che i bambini non vadano in esilio. Certo, lo farò. E spero di convincerla, in fondo. Anche lei è una donna. E anch'io ti aiuterò. Mi manderò da lei a portarle dei doni. Un peplo sottile. E una corona d'oro. Che un'ancella me li porti qui, presto! Lei sarà felice di possedere gli ornamenti che un tempo il padre di mio padre lasciò ai suoi discendenti. Prendete, bimbi, questi doni di notte e portateli alla figlia del re.
sposa felice. Non potrà disprezzarli. Ma no, no. Perché? Credi che manchino vesti e oro alla casa del re? Ah, tienili tu, non li dare via. Se la mia donna ha qualche stima di me, ascolterà la mia preghiera. Non dire così. Si dice che i doni persuadano anche gli dèi. E per gli uomini l'oro vale più delle parole. Lei è giovane, ha il potere, il destino è con lei, e con lei la fortuna. Ed io, per salvare i miei figli dall'esilio, darei la vita. Non oro soltanto. Ma ora andate, figli. Entrate nella ricca dimora del re e pregate la nuova moglie di vostro padre, mia sovrana. Supplicatela di non mandarvi in esilio e consegnatele questi doni, ma badate che li riceva lei nelle sue mani. Andate, fate presto e poi tornate da vostra madre con la buona notizia che aspetto. Tutto è andato bene. Signora, ecco i tuoi figli, liberi dall'esilio. La sposa ha accolto lietamente i doni. Ma perché mai ti turbi, ora che la fortuna ti è propizia? Oh, Zeus! Perché abbassi gli occhi e piangi? Ti ho forse annunciato una sventura? Non posso non piangere. I dèi e Dio, nella mia follia abbiamo ordito tutto questo. Fatti coraggio, anche tu ritornerai con l'aiuto dei figli. Ma prima altri se ne andranno per causa mia. Non sei la sola madre costretta a separarsi dai figli. Dobbiamo sopportare le sventure con animo paziente, noi mortali. È quello che farò. Tu provvedi ai bambini come fai ogni giorno. Figli, ora avrete una città e una casa, dove vivrete per sempre, senza vostra madre. Io me ne andrò, esule, in altra terra. Non potrò gioire di voi. Non vi vedrò felici. Maledetto mio orgoglio. Inutilmente vi ho allevato, figli, e ho penato e sofferto dopo aver patito i dolori crudeli del parto. Inutilmente. Quante speranze avevo riposto in voi, dolci illusioni. Venite, senza di voi vivrò una vita triste e dolorosa. Vostra madre non la vedrete più. Partirete per altri lidi, per un'altra vita. Perché mi guardate così?
Oh, Zeo! Devo fare! Mi manca il cuore se guardo gli occhi luminosi dei miei figli! No, non posso! Rinuncio ai miei progetti! Li porterò con me! Eppure! Eppure devono morire! Io li ucciderò! Io che li ho messi al mondo! Tutto è deciso! Ormai! Perché tutto è inevitabile! Venite! Venite, figli! Voglio salutarvi per l'ultima volta! Com'è dolce! Questo abbraccio è soave! Il respiro dei miei figli! Andate! Andate via! Non posso più guardarvi! Il dolore mi vince, so! Quanto male sto per fare! Ma la passione, che causa delle sciagure più grandi in questo mondo, la passione più forte in me della ragione! Ma tu, ascolta la musa della saggezza! Tutti quelli che non hanno mai generato dei figli sono più felici di quelli che ne hanno avuti. Chi non ha figli non può sapere se procurano gioia o dolore. Non può sapere quante angosce gli sono risparmiate. Chi ha in casa figli che crescono si tormenta sempre. Prima per allevarli bene, poi per lasciar loro da vivere. E mentre si affanna, non sa, non può sapere se saranno buoni o cattivi. Infine il male estremo, il peggiore di tutti i mali. Sono giunti al fiore della giovinezza, sono dei bravi giovani. Eppure, se un Dio lo vuole, la morte te li rapisce e se li porta nell'Ade. Da tempo sono qui in attesa e guardo come andrà a finire. Ma ecco uno dei servi di Giasone. Di certo mi vieni ad annunciare qualche nuova sciagura. Fuggi, Medea! Fuggi, Medea! Per terra, per mare! Con qualunque mezzo! Che cosa accade? Perché dovrei fuggire? È morta la figlia del re! Insieme a suo padre Creonte! Sono morti per i tuoi eredi! Mi porti una bellissima notizia! Folle! Folle! Hai distrutto la famiglia del re! E ti rallegri alla notizia! Non hai paura! Parla! Dimmi come sono morti! La loro fine è stata atroce e mi renderai ancora più felice. Quando i tuoi figli sono arrivati, correva la notizia che la padrona inizialmente era contrariata alla loro vista. Ma il tuo sposo cercava di convincerla dicendo: deve esserti caro chi è caro a tuo marito, accetta i doni che ti portano e per amore mio chiedi a tuo padre che non condanni all'esilio questi bambini. Quando ha visto i gioielli, lei non ha saputo resistere. E tutto ha promesso a suo marito. Prende la veste ricamata e la indossa. Mette sul capo la corona d'oro. Ed è felice per i doni. Ma succede una cosa tremenda. Impallidisce. Cade in terra. Subito un'altra serva corre da Giasone. Doppio il suo tormento. Dall'oro della corona scorre un prodigioso torrente di fuoco che l'avvolge. Peplo sottile, dono dei tuoi figli, or della sua pelle candida che si stacca dalle ossa brandelli. Era uno spettacolo orrendo. Noi avevamo paura di toccarla. Ma ecco il padre. Improvvisamente entra nella stanza e si getta sul corpo. Figlia sventurata! Quale Dio ti uccide in modo così indegno? Con te voglio morire, figlia! Poi cerca di rialzarsi. Ma il suo vecchio corpo resta attaccato alla veste sottile. Come edera i rami dell'alloro. Così morì. Ora la figlia e il vecchio giacciono l'una accanto all'altro. La vita umana, ormai lo so da tempo,
è come un'ombra. Non esiste al mondo un essere felice. Se diventa ricco, è forse più fortunato di un altro. Ma felice mai. Molte pene. E giustamente. Ma per te, sfortunata figlia di Creonte, quanta pietà! Appena sposa, vai già verso le porte dell'Ade. Tutto è deciso. Entrerò in casa, ucciderò i miei figli e me ne andrò da questa terra. Ma ti cazzo, Medea! Che cosa aspetti a compiere quest'atto orrendo? Necessario. Dimentica che sono figli tuoi, che li ami tanto. Per un breve giorno, dimentica. Domani piangerai. Poter fuggire impunemente dopo aver ucciso i sovrani di questa terra. Ma di lei non mi importa. Io temo per i figli. Io sono qui per salvare i miei figli, perché i parenti di Creonte non facciano pagare a loro la strage compiuta dalla madre. Infelice! Tu non sai quanto grande è la tua sventura! Altrimenti non parleresti così! Forse Medea vuole uccidere anche me! I tuoi figli sono morti e la madre che li ha uccisi! Voglio vedere i figli morti! E Medea che punirò con la morte! Sono qui! Ma non potrai toccarmi! Padre di mio padre, il sole, mi difenderà da tutti i miei nemici. Donna maledetta, hai ucciso i figli che hai generato per vendicarti delle nozze, per gelosia. Maledetta, hai ucciso anche me. Che tu possa morire, donna barbara e infame! Nessuna donna greca avrebbe mai usato tanto. Io ti ho preferito a loro e ti ho sposato. Ma tu
tu non sei una donna, ma una belva più selvaggia di Scilla, il mostro del Tirreno. A me non resta che piangere sul mio destino. Non dovevi disprezzare il mio letto e vivere felice con un'altra donna. E Creonte, che ha combinato il matrimonio, non doveva cacciarmi da questa terra impunemente. Chiamami pure belva, se ti piace, Oscilla, mostro del Tirreno, ma ti ho colpito al cuore, come meritavi. Che madre crudele mi è toccata, figli. Ti ha uccisi l'arroganza delle tue nuove nozze! Per questo li hai uccisi! Per le nozze! Sì! E per farti soffrire! Gli dèi sanno che ha la colpa di tutto! Lascia! Lascia che io pianga e che seppellisca questi morti! No! Io li seppellirò con queste mani! Li porterò nel tempio di Eracraia perché nessuno possa profanare la loro tomba. Io andrò ad Atene a vivere con Egio e tu morirai di mala morte. Ecco l'amara fine delle nostre nozze. Oh, oh Zeus! Che insulti devo sopportare da questa belva che ha ucciso i suoi figli e che ora mi impedisce di toccarli e di seppellire i loro corpi. Vorrei non averli mai generati se dovevo vederli uccisi da te! Ma che bella! Ciao, ciao!